Allora, cervelli, fuori onda, intanto siete entrati un po' nel merito specifico, Sì. che ritornati sul discorso, le pensioni fanno la cassa un po' dello Stato finché ce n'è, no? Quindi sono andate a compensare situazioni di bilancio disastrose degli anni passati, che peraltro non sono neanche state sanate del tutto, per cui non c'è da essere così tranquilli come sembra, perché se gli sprechi continuano, se tutti coloro che sono stati addetti al controllo di questi sprechi se ne vanno via o vengono mandati via, questo famoso spending review, qualcosa, torneranno a mettere mano anche al discorso delle pensioni, no? Sì, Non alle quelle quali rispondere. esose, come si dicevano, c'è qualcuno, lei vuole accennato alle pensioni d'oro, quelle vengono, non vengono toccate. Allora, noi comunque difendiamo Anche tutte le quelle. pensioni. Naturalmente è giusto difendere quelle che mettono le persone in situazioni di fragilità ed è giusto pensare a loro, però è anche giusto pensare alla qualità di vita dei pensionati, anche perché molti pensionati sopperiscono al welfare, cioè non è che i soldi li utilizzano solo per loro, fanno un lavoro straordinario di welfare e in ogni caso è giusto che la qualità di vita sia salvaguardata e che le risorse, quelle dovute, siano date a tutti quelli che ne hanno diritto. Poi volevo dire una cosa che è stata detta anche nel fuori onda a proposito del presidente Boeri. Noi abbiamo la massima stima e fiducia per il presidente, però lui, che ognuno faccia il suo lavoro. La separazione dell'assistenza dalla previdenza è un tema antico che non si è mai realizzato e non si capisce perché non si realizzi, cioè quando lui fa tutte queste affermazioni pubbliche, bisognerebbe anche dirglielo, la politica dovrebbe fare il suo lavoro, il sindacato fa il proprio, la politica il proprio, il presidente dell'INPS anche. Perciò dovrebbe anche tentare di riformare lo stesso INPS. Poi se io penso che storicamente siamo stati noi lavoratori di nostra spontanea iniziativa, come sempre succede in Italia, a fondare l'INPS, insomma, mi sento anche che non è giusto che lui faccia queste affermazioni. Per quanto riguarda la definizione buco nero, adesso, cioè, non possiamo più ragionare di buco nero. Che cos'è il buco nero? Allora, fuori ci sono delle persone con la loro umanità, con le loro esigenze, con il loro diritto di vivere una vita dignitosa e in qualità, perché qua parliamo di dignità. Allora, quando si dice buco nero, che se, come diceva la mia collega, che si tirino fuori i dati. Anche per esempio la storia delle risorse che sono state sottratte ai pensionati, si era detto che sono destinate per i giovani, ma io non ho mai visto nessun bilancio. Dove sono andati a finire questi soldi? Noi non lo sappiamo. Allora, per piacere, basta dire buco nero. Tiriamo fuori i conti, facciamoli, facciamo le cose come devono essere fatte. Per quanto riguarda le baby pensioni, posso dire qualcosa? Io ero nel periodo in cui io c'ero, lavoravo, nel periodo in cui le mie colleghe con due figli sono andate in pensione a 15 anni, 6 mesi, un giorno. Ma perché è stato permesso loro di andare? Perché in Italia non si è mai risolto il problema della conciliazione? La politica dei bonus, del Conciliazione fatto cosa? tempi di Tempi vita e di limite di lavoro. lavoro. Allora, le donne preferivano farle andare via perché o si parlava di stipendio alle casalinghe, si è parlato di un sacco di cose, ma non si è mai arrivati a niente di moderno, a niente che O creasse forse erano veramente anche marchette sviluppo. elettorali al tempo, perché Certo, adesso certo. mi... Ecco, quindi mi... Allora, è stato per questo che sono state mandate via, perché sono andate via soprattutto donne. Chiaro, Bolide. Ma sì, io sono, guardi, contrarissimo, e l'ho sempre detto, a questo tipo di marchetta elettorale, uso questa parola forte per rendere molto chiaro quello che è avvenuto in quegli anni là, che di fatto poi anche ha rischiato di compromettere l'intero sistema. Non solo, sono anche fortemente contrario anche a tutte quelle forme di riconoscimento pensionistico non realmente maturato, ovvero...
io non sono contrario a chi ha versato tanti contributi che ha pensioni alte, perché se uno li ha versati è giusto che li abbia, assolutamente. Io sono contrarissimo nei confronti di tutti quelli invece che si sono trovati delle pensioni, le cui pensioni non corrispondono assolutamente a quello che hanno versato. Da qui abbiamo un chiaro esempio, insomma, ecco, ad esclusione dei tecnici, dei presenti politici, abbiamo le famose... Però un sindaco, ad esclusione. Ecco, sarebbe difficile... No, i sindaci, guardi, con quello che pigliano e le responsabilità che hanno i sindaci, guardi, assolutamente, lì sarebbe da fare un'altra puntata su questo. Però lei capisce bene che adesso ovviamente è passata per fortuna anche... la riformulazione anche del vitalizio, ma fino a pochi anni fa bastava anche riformulata per modo di dire, perché insomma, dopo se vuole ne entriamo anche nei dettagli, ma io mi ricordo, non c'ero perché io a Roma non sono deputato né senatore, ma molto spesso si candidava un segretario di un partito perché facesse un giorno e il giorno dopo lo facevano dimettere, ecco, affinché questo avesse maturato comunque il suo vitalizio per poi far entrare il deputato di turno. Questa è una pagina della nostra storia politica che è vergognosa e scellerata, perché adesso ci troviamo nelle condizioni anche di mandare in pensione della gente con una miseria, e qui si apre anche, giustamente, come ha detto la dottoressa prima, una questione di dignità personale e di spesa sanitaria anche, perché questo sarebbe un altro capitolo da aprire. E poi, e giustamente, come è stato detto, sono i giovani adesso che stanno pagando le pensioni, ma i giovani oggi non lavorano, quindi la questione pensionistica va correlata con una serie politica di stabilità e di lavoro. Se non c'è quella, non si può pensare che il sistema tenga, assolutamente, è impensabile. Assolutamente. Lei ha accennato al discorso delle pensioni d'oro, Fatuzzo, onorevole Fatuzzo. È un problema che è un cruccio per tantissime persone che ci seguono, perché tutti, chi ci scrive, tutti accennano a questo. Dal punto di vista sociale, proprio di etica, perché non si pone mano, secondo lei? Perché non è possibile? Perché tante volte si è detto, si è fatto? Qual è? Complimenti, mi legge nel pensiero. Io dovrei parlare per 3 ore, ma vi tranquillizzo, mi rifaccio agli interventi che si possono fare al Parlamento europeo, dove sono stato, lo ripeto, non al Parlamento nazionale. Il Parlamento europeo purtroppo sulle pensioni non ha alcuna competenza, se la prende poi il Consiglio europeo, e chiudiamo la parentesi, dove c'era solo un minuto di tempo, quindi tranquilli. Ma mi ha letto nel pensiero, perché io ho apprezzato tantissimo quello che ho sentito sia dalle colleghe alla mia destra sia dai miei colleghi di fronte. Avete parlato tutti, secondo me, benissimo. Siccome il mondo politico che decide là dove si può e ciò che si vuole, cioè in Parlamento, Camera e Senato, sono sordi, ciechi e muti, non sentono nulla. Se voi vi candidaste nel partito pensionati, io vi candiderei tutte e 5, perché avete la buona volontà, la competenza e la conoscenza di quello che è il mondo concreto e dei bisogni della gente, a cui da sempre sono stati sordi tutti i governanti, sia di centrodestra che di centrosinistra, sia della vecchia Democrazia Cristiana, sia dei socialisti, sia di tutti, dal primo all'ultimo. Hanno messo in piedi la previdenza sociale, la quale purtroppo ha tradito quelli che erano i loro compiti. Cerco di essere brevissimo. Per questo motivo il Partito Pensionati vuole smontare pietra su pietra l'INPS, che molti pensionati chiamano incalcolabile numero pensionati scontenti, perché l'INPS così com'è non va assolutamente bene, non è in grado di dare un'anzianità serena né dal punto di vista monetario, pensionistico, né dal punto di vista della vita, che se mi arrivano dal Padre Eterno 10 anni di più da vivere, non capisco perché devo andare ai lavori forzati e non me li posso godere nel modo che mi pare piace a me, chiusa la parentesi, ma com'è possibile avere un sistema pensionistico dove il lavoratore, quando a un certo momento dice io non ce la faccio più a lavorare perché il lavoro è usurante, come diceva l'amico di fronte,
Io non posso lavorare più perché ho la madre molto ammalata, inabile, che la devo assistere, perché non posso avere il diritto di andare all'INPS? Quanti soldi ci sono nel mio conto? Nel mio? Mio di Rossi Luigi? Mio di Verdi Francesco? Nulla. Vai a vedere. Ah, ecco, ci sono 300.000 euro. Bene, quanto c'ho da vivere ancora? 30 anni ti dicono, poi magari vivi solo un mese, lo sappiamo, di questi che muoiono un mese prima o un mese dopo ha preso la pensione, nessuno ha mai parlato, nessuno li ha mai nominati, ma ci sono, interessanti, e sono tantissimi. Sì. E allora quanto mi date tenendo presente che io ho questa probabilità, ho questa speranza? Sulla speranza, sul governo, sulla speranza, decide, va bene, ti posso dare 1.100 euro al mese. Sì, mi sta bene, me ne vado quando voglio. Noi invece abbiamo delle persone che hanno lavorato 30 anni, 35, 40 anni di contributi, hanno pagato il 34% della retribuzione, alta o bassa che fossero, ma ce n'è una caterva infinita, correggetemi se sbaglio, una caterva infinita che prendono la minima, 501 euro al mese. Quando gli va bene la maggiorazione sociale, 640 euro al mese, che è di più di quello che prendono coloro che chiedono l'assegno sociale, o la medesima cifra di chi chiede l'assegno sociale e non ha mai versato contributi. Alcuni non hanno avuto la fortuna di lavorare con contributi, ma non è una previdenza seria questa. Va demolita dalle fondamenta fino al, anzi dal capo, che è stato nominato. Per me, io ho chiesto già pubblicamente, lo ripeto, le dimissioni di Boeri, che mandasse a tutti i pensionati il prospetto della pensione mensile con le trattenute e il netto. Il Boeri si è preso la responsabilità, la decisione, ha preso la decisione di dire da quest'anno, e sono già passati 4-5 anni, non mando più ai pensionati quanto devono riscuotere. Il pensionato va alla posta tremante, sono venuto a prendere la pensione, tremante non perché trema, tremante perché non sa quanto gli daranno, e dice zero. Io ho dei pensionati che gli è arrivata la pensione di zero, non mi sono voluto portare troppe carte, perché c'era il lordo, tutte le trattenute, eccetera. E non si sa mai, e tutti che chiedono, sicuramente avrete ricevuto 100.000 telefonate, ma perché mi hanno diminuito, mi è diminuita, mi continua a diminuire la pensione? Ho parlato anche troppo. Allora, volevo chiedere un po' lei, discorso, tanti fanno ragionamento, viene da sé, chi governa, chi prende le decisioni non va mai a analizzare il discorso delle pensioni d'oro, anche se dicono che non va a influire in modo rilevante, oppure appunto i vitalizi, perché è come il tacchino che fa... No, che fa il Natale con se stesso, quindi di fatto è questo. Se percepissero invece una pensione equa, congrua, eccetera, ragionerebbero in termini diversi. Sì, è che se prima abbiamo sentito che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ammette adesso che ci sia un taglio sulle ali alte delle pensioni, che era sotto giudizio però, perché qualcuno ritiene che pur tuttavia anche questo fosse un diritto acquisito sul quale non si poteva intervenire. Io sono dell'idea opposta, cioè nel senso che se c'è stato un versamento contributivo è giusto che uno riceva quanto ha versato, perché erano soldi suoi che qualcun altro sta gestendo al posto tuo. Se invece era ancora frutto di un sistema retributivo, cioè ricevi in base agli ultimi stipendi, cioè lì se anche in qualche misura cambia lo stato sociale, perché tutti i ragionamenti che stiamo facendo sono il risultato di uno stato sociale dell'Europa che non può tenere rispetto alla leva, come dire, della demografica, che è cambiata notevolmente. Pochissimi nati, pochi occupati, tantissimi in pensione. Poi con tutte le discrasie del caso, ha ragione tutti. Questo è il dramma di fondo, è che ha ragione tutti, ma un pezzettino, ogni pezzettino messo assieme non fa il racconto. Perché ad esempio anche sui vitalizi andrebbe detto all'opinione pubblica che gli ultimi che stanno uscendo dal Parlamento, anche per loro vige il sistema contributivo, tanto versano e tanto riceveranno, e riceveranno all'età di 60 anni, mi pare, 60-65. Giusto o sbagliato che sia, ma almeno lì ricevono quanto hanno versato. Non hanno la speranza di vita. Non hanno, infatti mettiamo mano anche a questo. Mettiamo mano anche a questo, io esatto. Sono. Guardate che da questo punto di vista non... cioè non
che nessuna categoria trattenga dei privilegi che a quel punto vanno ad inficiare la possibilità di intervenire in maniera generale su tutti, perché ci sarà qualcuno che prenderà a pretesto quel piccolo frame di ragionamento, perché a questo punto è veramente molto più limitato rispetto al tutto, interveniamo sul sistema che era previsto per i vitalizi, a parte che sto termine ormai bisognerebbe cambiarlo perché dà il senso di un mondo che non c'è più, ma venga approvato di qui a qualche settimana la legge Richetti, che poi è stata emendata, cambiata, introdotto altri elementi da parte anche del Movimento 5 Stelle, che giustamente ne ha fatto anche un proprio richiamo politico-elettorale. Si approvi la legge che a quel punto porta gli stessi sistemi degli ultimi parlamentari a tutto il resto. C'è qualcuno che ci andrà molto male, ma ci è andato molto bene fino adesso. C'è poco da dire, perché altrimenti se smontiamo il giocattolo in questa maniera non ne usciremo mai. Cioè non ho chiarissimo, vuol dire. Allora, mi permetto di dire una cosa. Allora, è vero che il 5 Stelle ha enfatizzato questa forma di privilegio che viene tacciato sempre come diritto acquisito, perché qui si parla di diritti acquisiti, quindi quando è un diritto acquisito non si dovrebbe mai toccare. Prima il collega Visato ha tessuto le lodi che finalmente si è riproporzionato questo vitalizio, penso sugli 800 euro più o meno, quanti siano poco più poco meno, ma non dovrebbe neanche esserci il vitalizio. Ma non dovrebbe neanche esserci il vitalizio. Uno quando lavora paga i contributi e quando è l'ora, il momento della pensione, riceve la pensione come tutti gli altri. Non può ricevere la pensione più il vitalizio perché ha fatto 4 anni in Parlamento. E qui l'ingiustizia. Questi se li ha versati. Ma li ha versati. Attenzione, non è, va detta anche una cosa. Se si faceva un'integrativa quando... è la stessa cosa. Allora, va bene, però vogliamo dirla una volta per tutte che quando uno è lì all'interno non può pensare, santo cielo, e allora se lei vuole dirmi che se li è guadagnati, se li è versati, vorrei vedere se realmente se li è guadagnati, se li è versati, se mi è lì dal lunedì al venerdì, allora ci sono tante questioni sulla meritocrazia e sul fatto che uno se li sia guadagnati o meno questi. Perché, ribadisco, uno che lavora a tempo pieno a Roma, perché richiede tempo pieno, probabilmente è assente dal posto di lavoro, ha comunque l'esonero, comunque gli si consente di svolgere l'attività di parlamentare. Quindi il fatto di sommare tutta una serie, che secondo me questi vitalizi, dire che se li siano guadagnati, è un po' imprudente. Considerando i tempi, io sarei un po' più prudente nel dire che uno si guadagna i vitalizi. Sono dei privilegi considerati come diritti acquisiti, lei mi ha appena confermato questo, un diritto acquisito che secondo me va rivisto. Però mi sia permesso, ho fatto un ragionamento leggermente diverso, perché io ho detto l'ultima consigliatura, l'ultimo mandato hanno versato dei contributi che gli torneranno indietro a una certa data di età, quindi quello è un versamento fatto dalla persona. Se poi vogliamo entrare nello specifico e dire che un parlamentare ha uno stipendio troppo alto, benissimo, apriamo l'argomento, posso anche essere d'accordo, però allora è un altro ragionamento. Allora, sì. E chiudo e poi non voglio entrare. Ho parlato di vitalizi, non ho enfatizzato i vitalizi, mancherebbe, io sono perché passi la riforma. Uno agli avversati se li è meritati. Benissimo, a vita. Cioè uno sta a 4 anni e matura un vitalizio a vita. Allora lei capisce che questo non è un privilegio. Diamo il nome alle giuste cose, non cerchiamo di nasconderci dietro. Questo diciamo che è un tema che a me appassiona poco. Perché credo che a noi interessa molto di più invece i milioni e milioni di pensionati e di persone che hanno difficoltà. No, ma le persone in generale vedono queste vedono le sperequazioni e questo provoca uno stato di disagio. Sul problema vitalizi, fa parte del grande mondo di... Quello che è il problema generale, che è quello del lavoro, che mi sembra... concordavano entrambi, no, i politici presenti, perché è quello il tema fondamentale, è di avere un lavoro degno di questo nome, no? E di trovare il modo di affrontare il tempo perso. Faceva riferimento la collega alla pensione di garanzia per i giovani, no? Per quelli che adesso sono a lavoro e che quindi bisognerà
bisognerà trovare un modo per compensare questi 10-12 anni di deregulation che c'è stato di buco, no? e affrontarlo. Quello è un buco nero, veramente. E poi c'è il problema dei pensionati in essere, che è assolutamente anche questo un altro tema. La consulta ci ha praticamente, non ha dato ragione anche alla nostra, anche noi avevamo provato a fare delle cause, no, sulla rivalutazione pilota delle pensioni. Si attende certo, ancora la risposta della CEDU. Sì, comunque la consulta, il Consiglio europeo dei diritti dell'uomo, perfetto, che legifererà anche, giudicherà anche su questo tema, sì, e allora ha già condannato il governo italiano in diverse cause pensionistiche simili a questa, per cui la parola fine, a mio parere, non è quella della Corte Costituzionale dell'altro giorno. Noi abbiamo letto invece il parere adesso della consulta, e rispetto a quella noi diciamo ci lascia un po' di amaro in bocca, no? Questa, perché per niente abbiamo, mica per niente abbiamo fatto le cause e abbiamo seguito i pensionati che venivano da noi, insomma, a chiedere ragione di questo blocco e di questa restituzione praticamente molto piccola, insomma, rispetto a una sentenza già europea, no, che era stata, ecco. Adesso per noi c'è questa, la consulta ha detto questo, cos'è che, come possiamo affrontare domani il tema della tenuta delle pensioni? Intanto, rispetto alla fase 2, noi abbiamo una richiesta chiara che dal 2019 si è applicato un nuovo sistema di rivalutazione delle pensioni, e su questo pensiamo che veramente ci venga data una risposta positiva. Sperate, sì. Sperate. Sì. E però ci sono anche altri temi, c'è il tema del paniere o comunque di rivedere tutto il sistema di rivalutazione, perché non tiene veramente conto delle condizioni e anche dell'allungamento di vita, per cui c'è tutto questa questione. C'è il problema della fiscalità, perché tra pensionati e lavoratori, guarda caso, i pensionati pagano più tasse, soprattutto nelle fasce più basse, per un meccanismo perverso insomma, che c'è, e anche di cui questa, Boeri non si è interessato. Ecco, appunto. E quindi anche su questo bisognerà che ci sia quindi tirerete fuori sul tavolo anche queste specie. Sì, bisogna trovare tutto ciò che serve per anche ridare dignità, come si diceva, no, ai pensionati, e fiducia, perché anche i pensionati stanno perdendo fiducia rispetto a questa situazione, no? Le telefonate che anche noi riceviamo, come le riceviamo dai giovani, i giovani ci telefonano per dire non avremo la pensione, e i pensionati dicono qua ci stanno mangiando le pensioni, no? Allora il patto intergenerazionale come lo costruiamo? Allora torniamo su questo, no, torniamo anche su un altro tema che è sempre molto interessante, ovvero chi poi non riuscirà a maturare i tempi previsti per poter andare in pensione, cosa potrebbe fare un domani, visto che si porta tutto sempre più in là. E proprio perché i giovani, di fatto, giovani tra virgolette, vanno a lavorare sempre più tardi, per cui figurati accumulare o con intervalli, questo diventerà un altro problema di carattere anche sociale molto molto importante. Dopo la pubblicità, tra pochi secondi.